O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato, trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo Spirito fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò
io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Sono il rifugio dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
per noi, Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto «Sono io». Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?» Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaria disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti
diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque, tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba». Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei giudei!» E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco
io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie, gridarono: crocifiggelo, crocifiggelo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggelo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così.
stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo al secondo giorno del Triduo, fratelli e sorelle, e viviamo nel Venerdì Santo la passione di Gesù, la sua morte. E in questo giorno vorrei condividere con voi tre parole: il verbo rimanere,
così importante nel Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. E due parole, compimento e croce. Rimanere, verbo fondamentale. Bisogna rimanere in Gesù e bisogna che Gesù rimanga in noi, perché noi possiamo vivere e perché la nostra vita abbia un senso, possa essere piena, possa essere felice. Gesù nel Vangelo di Giovanni, per farci comprendere l'importanza di questo verbo, ha fatto l'esempio della vite e dei tralci. Lui è la vite, noi siamo i tralci. Il tralcio ha senso, ha vita, porta frutto finché rimane nella vite, finché è attaccato alla vite. Se il tralcio viene tagliato, non serve più a nulla. Serve soltanto ad essere gettato nel fuoco, dice Gesù. Ma il fuoco che produce un tralcio è una fiammata, non ci si può contare, ad essa non ci si può scaldare. Se noi vogliamo produrre fiamma, se noi vogliamo produrre luce, se noi vogliamo produrre calore, se noi vogliamo produrre frutto, come ricordava Santa Madre Teresa di Calcutta, la vite porta frutto attraverso i suoi tralci. Noi dobbiamo restare uniti a Gesù come Gesù è unito al Padre. Ecco il primo pensiero per oggi, fratelli e sorelle: rimanere uniti a Gesù. Nel modo in cui ci è dato di rimanere in Gesù in questo tempo, non attraverso la comunione sacramentale, non attraverso la partecipazione all'Eucarestia comunitaria, ma stando a casa, rimanendo nella chiesa domestica della famiglia. Lì noi possiamo rimanere in Gesù, perché battezzati siamo figli nel Figlio, perché sposati siamo segno, siamo sacramento di Gesù sposo che dona la sua vita per la sposa, per l'umanità, per la Chiesa. Ecco, questo è il compimento. Gesù che dona la sua vita. Questo è il compimento delle Scritture. Questo è il compimento del disegno di salvezza. Questo è il compimento del progetto d'amore che Dio aveva pensato fin dall'eternità e di cui Gesù è la realizzazione, appunto il compimento. Tutto in Lui si compie, tutto Lui realizza. Come dirà ancora la Scrittura, tutte le promesse di Dio sono diventate sì in Gesù Cristo. Gesù realizza tutto, come ci ha ricordato la Domenica delle Palme, il Vangelo di San Matteo, e come ci ha ricordato anche oggi il Vangelo di Giovanni. L'ultima parola che Gesù dice nella croce, sulla croce, nel Vangelo di Giovanni è compiuto, è realizzato. Ma il compimento che Gesù concretizza, che Gesù realizza, non è soltanto il punto finale, è anche il punto dal quale noi dobbiamo capire l'inizio e capire il procedimento della storia della salvezza. Proprio come accade qualche volta nei film, nelle rappresentazioni teatrali, nei libri, si mette all'inizio una scena alla luce della quale leggere tutto il libro, guardare tutta la rappresentazione, vedere tutto il film. Gesù che dà compimento sulla croce al progetto di Dio, donando la sua vita per amore nostro, per la nostra salvezza, è la luce alla quale dobbiamo vedere
tutta quanta la storia, dal suo inizio fino ad oggi. Alla luce di Gesù crocifisso, noi dobbiamo leggere anche questo momento che stiamo vivendo. Per questo, come vediamo scritto da tutte le parti, come ci viene ripetuto continuamente, in ogni modo tutto andrà bene. Non semplicemente per una vaga speranza, ma perché in Gesù tutto è compiuto. Non so se voi sapete, fratelli e sorelle, qual è l'origine di questa espressione. Essa non nasce oggi, in questo tempo di coronavirus. Essa nasce molti secoli fa, nasce in Inghilterra alla fine del 1300 e all'inizio del 1400. E nasce da una rivelazione che Gesù fa a una mistica, a una donna che si chiamava Giuliana di Norwich. A lei, in un tempo in cui l'Europa non se la passava molto bene e nemmeno lei personalmente viveva un momento splendido, Gesù dice: tutto andrà bene. In quel tempo, infatti, in Europa c'erano degli scismi, perché il Papa da Avignone era ritornato a Roma e questo aveva prodotto delle lacerazioni nella Chiesa. C'erano delle guerre, la famosa guerra dei 100 anni fra l'Inghilterra e la Francia, e in Europa c'era la peste, molto simile alla situazione che stiamo vivendo noi oggi, molto simile alla situazione difficile che ci sta costringendo a non muoverci, che ci sta costringendo a veder limitati i nostri diritti fondamentali, come ancora ci viene spesso ricordato. Giuliana poi soffriva di un male che in quel tempo era inguaribile e quindi nulla lasciava prospettare che tutto potesse andar bene. Invece il Signore, apparendole, le dice: tutto andrà bene, confida in me. Ecco il compimento di Gesù che dona la sua vita per amore, per la nostra salvezza. È Lui la certezza che tutto andrà bene. È Lui la certezza che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, anche il male, anche le cose brutte, anche i peccati. Ed ecco la terza parola, croce. La croce era uno scandalo per i giudei ed era stoltezza per i pagani, ce lo ricorda San Paolo nella lettera ai Corinti. La croce era un supplizio terribile, era una sofferenza senza fine, così devastante che gli uomini liberi non potevano essere crocifissi. Soltanto gli schiavi potevano morire in croce. Ma Gesù, lo abbiamo visto ieri sera nella messa della cena del Signore, si è fatto schiavo per noi, ci ha lavato i piedi e quindi può affrontare la morte degli schiavi, la morte di croce. Ma proprio con questo fatto, con Gesù che apre le sue braccia sul legno della croce e su di esso si fa inchiodare, la croce, da strumento di tortura, da supplizio terribile, diventa albero di vita. Diventa croce gloriosa dalla quale possono sbocciare i fiori di una nuova primavera. In Lui, uomo nuovo, nuovo Adamo, può nascere la nuova Eva, la Chiesa, l'umanità, la sposa di Cristo. Come dal fianco di Adamo, infatti, nel giardino dell'Eden nacque Eva, così nel giardino sul Monte Calvario, dal nuovo Adamo
dal suo costato trafitto dalla lancia, dal suo cuore aperto per amore, nasce la Chiesa, la nuova Eva, nasce l'umanità, la Eva nuova. Ecco allora come dobbiamo guardare alla croce. Certo, senza edulcorare il suo sapore amaro, senza eliminare la sua drammaticità, ma ricordandoci che essa, come diceva Don Tonino Bello, è una collocazione provvisoria. Ci dice il Vangelo che da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra, dal momento in cui Gesù fu crocifisso, cioè, fino al momento in cui Gesù muore. 3 ore sono quelle del buio, 3 ore sono quelle della sofferenza, 3 ore sono quelle della morte. Poi Gesù viene deposto nel sepolcro e da esso esce vittorioso, da esso esce risorto. Diceva questo santo vescovo, Don Tonino Bello, che anche se la croce per noi dovesse durare la vita intera, è sempre una collocazione provvisoria. E quindi invitava tutti a non scoraggiarsi. Non si devono scoraggiare gli ammalati, non si devono scoraggiare coloro che sono bloccati su un letto o in una sedia a rotelle, non si devono scoraggiare le persone chiuse in casa, non si devono scoraggiare coloro che a causa della fatica non ce la fanno più, non si devono scoraggiare coloro che hanno perduto i loro cari e che non li hanno potuti nemmeno accompagnare nel loro ultimo viaggio verso il paradiso. Non ci dobbiamo scoraggiare noi, chiamati a celebrare in questo modo così insolito il Triduo Pasquale e il giorno della Santa Pasqua, della Risurrezione. La croce è collocazione provvisoria. Dopo le 3 ore di buio tornerà a splendere la luce. Ecco perché tutto andrà bene. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio, Padre Onnipotente. O Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. O Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Emidio, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. O Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. O Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. O Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che li scelse prima fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. O Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza,
ascolta le preghiere della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché, illuminati dallo Spirito Santo, possono entrare anch'essi nella via della salvezza. O Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande fra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. O Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. O Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente. Allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. O Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente.
Salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Inizia ora, fratelli e sorelle, la seconda parte di questo momento di preghiera, l'adorazione della Santa Croce. Anche questo momento, quest'anno, sarà vissuto in modo un po' diverso. Soltanto io bacerò la croce e lo farò a nome di tutti, i pochi presenti qui in cattedrale e tutti quanti voi che siete a casa. Davvero, attraverso questo gesto di affetto e di tenerezza che io farò sulla croce, sentitevi rappresentati. Il mio bacio è il vostro bacio. E proprio per indicare con un segno la vicinanza del Signore crocifisso a ciascuno di noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, dopo il momento dell'adorazione della croce, uscirò all'ingresso della cattedrale e farò un segno di croce che simbolicamente è una benedizione per ogni vostra casa, per ogni vostra comunità, per ciascuno di voi. Ecco il legno della croce. Ecco il legno della croce. Ecco il legno della croce.
Il compimento che Gesù ha realizzato ha fatto di ciascuno di noi un amico di Gesù, un discepolo di Gesù, un fratello di Gesù, un figlio di Dio che ci è padre. Con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato, rivolgiamoci ora a Dio, chiamandolo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia,
perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.